buonasera, buonasera e bentrovati, buonasera a tutti gli amici che ci ascoltano guardando Fano TV e buonasera a tutti voi che siete qua al Pincio. Questo è il quarto appuntamento di Cookies al Villaggio del Gusto. Cookies è il laboratorio di pasticceria per ragazzi dai 4 ai 12 anni che è stato con noi per tutto questo mese di dicembre sotto le festività natalizie, organizzato dal Comune di Fano assieme alla Proloco in collaborazione con la Regione Marche. Abbiamo, e lo presentiamo subito con noi per fare questo quarto appuntamento di Cookies, lo chef Antonio Bedini. Un bel applauso ad Antonio, tra l'altro bravo. Applauso sostenuto. Bravo. Antonio, che è anche il coordinatore di tutta l'area tecnica di Cookies, questa sera sei il coordinatore di te stesso. Allora, benvenuto nei panni del protagonista, che cosa farai fare ai ragazzi? Adesso questa sera questi ragazzi prepareranno 4 lecornie dolci dolci che si preparano a casa. E un assemblaggio di non ci sono cotture, non dovete cuocere, è solo da comporre quello che dovete realizzare. Cose molto facili, molto elementari, però gustose, belline da vedere, che potete presentare ai vostri genitori, agli amici, potete farli anche quando preparare questi biscottini, anche quando invitate un amico a casa, oppure fate una festa di compleanno. Sono tutte cosine che voi bimbi potete fare benissimo. Cosa manca? Una cosa importante. Certo. Quando fate queste cosine a casa, sporcate tutto. Ecco. Per il piacere delle mamme e dei babbi. La vogliamo dire tutta? Ci vogliamo rovinare con le mani impiastricciate nei muri? No, assolutamente. Queste cose non vanno fatte. Bravo lui che ha detto subito così col dito. No, bravi. Noi stavamo scherzando. Allora i ragazzi sono pronti? Lo dico ancora una volta in questo perfetto stile MasterChef. Loro sono stati dotati di grembiule, cappello, matterello, formina, piattino, coltello di plastica. Vedo anche una piccola... ci sarà uno stuzzicadenti. Tutto è pronto. Lo staff di Antonio Bedini sta cominciando a distribuire dei biscotti. Adesso sono dei biscottini che vengono... sono frullini alla panna. Sì, frullini che si prendono nel supermercato. Li useremo come base per appoggiare, adagiarci sopra un po' di cioccolata e ci metteremo un dattero con un po' di mascarpone. Abbinato a questo, per renderlo bellino, e visto che siamo a Natale, ci metteremo un orsetto dell'Aribo, che sono i gommosi piccolini. Voi avete già tutto dentro il piattino? Me lo confermate? Bimbi, avete tutti gli ingredienti dentro il piattino? Bravissimi! Io uso un coltellino con la lama in metallo, ma voi avete un coltellino con la lama in legno. Allora, con quello lì andiamo a incidere qui sul dattero. Apriamo il datterino così. Allora, prendete il datterino nelle mani e con il coltello lo tagliate a metà e lo aprite. Piano piano, con il vostro tempo che volete, che avete da mettere a disposizione. Intanto volevo chiederti, Antonio, mentre loro stanno facendo questo lavoro, a te com'è nata la passione di fare lo chef? Io, è stata una cosa da quando ero piccolino, avevo 13 anni. E seguendo le orme e seguendo un pochino Gualtiero Marchesi, perché per me lui aveva una cucina semplice, tradizionale, ma innovativa già a quel tempo, che stiamo parlando del 1978, quando Gualtiero Marchesi era ancora all'inizio, però comunque era già uno chef affermato, perché poi lui non nasce neanche come chef, ma nasce come maître. Ti affascinava questa figura e quello che faceva, e hai detto: io voglio seguire le sue orme. Sì, esatto, mi sembrava. Perché la cosa molto bella è una, con il mangiare diamo sensazioni e regaliamo sensazioni. Le sensazioni che noi andiamo a regalare devono essere sensazioni di piacere. Perciò in ogni cosa che facciamo nella cura del cibo, bisogna conoscere il prodotto per poterlo curare al meglio.
Dunque, intanto i ragazzi credo che abbiano tutti aperto il loro datterino. Così apriamo, mettiamo il mascherpone, mettiamo il rotolino, lo facciamo così. Ok? Ok, allora adesso vi daranno il mascherpone, aprite il datterino e quando avrete il mascherpone ce lo mettete nel mezzo e poi con delicatezza richiudete il datterino. Così che il mascarpone rimarrà un po' dentro e un po' fuori, giusto Antonio? Esatto. Quando siete riusciti a fare quello, vi porteremo la cioccolata che metteremo nel foro del biscotto. Così. Ecco, è cominciata a girare anche la Nutella. Benissimo. Ok, bravi. Ve ne danno un po' e voi ci chiudete il buchino del biscotto. Perfetto. Intanto loro, mentre vanno avanti con la Nutella... Il biscottino, allora, sul biscottino ci adagiamo nel foro il mascherpone, il dattero, così, vedete? Hanno già fatto tutto come dovevano fare, questi ragazzi sono veramente bravi. Vabbè, saranno i futuri pasticceri del 2050, adesso quando hanno 10 anni, 2020, sì, 2030, 2040, 2050, fra di voi ci sarà sicuramente qualcuno che sarà un maestro pasticcere. Eccoci qua, bravi. Il primo biscottino sta per terminare, la lavorazione del primo biscottino, ci manca solo la decorazione del gommoso della Haribo. Adesso io, questo qui, adesso vi do un piattino, così voi lo mettete via e dopo lo portate a casa, ok? Perfetto. Così stenderemo anche gli altri. E andiamo con il secondo biscotto, perché questa sera c'è del lavoro da fare. Dov'è Antonio? Io intanto ti faccio anticipare quale sarà il secondo biscotto. Pane bianco in cassetta, lo trovate in tutti i supermercati, molto semplice, molto semplice. Prendiamo questo pane bianco, che la fettina è così, prendiamo il mattarellino e lo stendiamo con il mattarellino. Oh, sapete cos'è il mattarello? Fatemelo vedere, alzate il mattarello, ce l'avete tutti? Bene, perfetto, ok, bene, bene, bravi. E allora forza, spalmiamo il pane da tramezzino. Lo dobbiamo far diventare fino, 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 fino. Mettiamoci forza con le braccia. Dai ragazzi, via, bravi, bravi, bravi. Guarda te, questa sembra che sta facendo le tagliatelle, brava. Gli ha fatto qualcosa a casa, lei si vede che aiuta la mamma, di sicuro. Questa Nutella adesso non va mangiata, ragazzi, va usata per fare il rotolino, perché verrà fuori un rotolino, mi è parso di capire, sulla fettina che voi avete già schiacciato, pane per tramezzini, e la spalmate, no con il mattarello, la spalmano con il... avete il coltello, quello di prima. Lo rotolate così, va bene? E viene un cannellone. Ok, allora va, allora noi glielo spieghiamo, loro intanto vanno avanti, hanno capito benissimo, va arrotolata la fettina di pane da tramezzino. Benissimo, vi daranno adesso delle palline dolci, come si chiamano? Codette. Codette. Oh. Ecco, gli zuccherini che da, come dire, da guarnizione, ecco. Vi verranno dati gli zuccherini da guarnizione che dovete mettere sopra il rotolino, il cannolino che avete fatto. Bene, e adesso anche il secondo dolce è finito. Allora, potete passare anche a fargli vedere ai ragazzi come deve venire la lavorazione finale. E questo era il secondo, ma non abbiamo finito. Ce ne sarà un altro e poi un altro ancora. Cioè, avete da mangiare per tutte le feste natalizie. Colgo l'occasione per dire che poi di fianco a questi grandi chef, anzi più che di fianco alle loro spalle, ci siete voi che siete altrettanto grandi chef professionisti che gli aiutano, gli preparano tutto il lavoro, loro parlano, dicono come si cucina, poi quando arriva il momento di far assaggiare la degustazione eccetera, se non avrebbero delle, come dire, delle braccia destre come le vostre che li aiutano, non farebbero nulla. Sì, cioè
non è semplice riuscire a fare questo tipo di lavoro, perché bisogna essere molto, avere flessibilità mentale per una certa apertura, perché noi dobbiamo riuscire a incamerare tutto quello che loro hanno fatto, studiato, nell'arco di pochi giorni, poche ore. Credo che loro abbiano finito anche il secondo dolcetto. Vogliamo cominciare a parlare del terzo? Il terzo dolcetto, il mascarpone, pavesini, due pavesini, molto semplice questo. Allora prendete i due pavesini che credo adesso ve li portano, quindi prendete i due pavesini. Possiamo fare un lato con il... con il mascarpone. Non me lo dire, non mi dire che vuoi fare l'altro lato con la... non me lo dire, che io comincio a aver fame, un languorino qua. Vai, grande, un lato, lo dico io, un lato con il mascarpone, l'altro lato con la Nutella, e vai. La cosa più bella, farina di cocco. Senti, fra pubblico, buono. Questo è un bel biscottino farcito, eh? Ok, bene. Vi verrà data anche la farina di cocco. Sì, ma loro sono tutti presi qua a fare i loro biscotti. E ricordo che Antonio Bedini, oltre ad essere colui che questa sera aiuta i bambini a fare i biscotti, con il suo staff è il capo del coordinamento tecnico, Antonio Bedini, dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani, ha curato per tutti questi quattro gli appuntamenti l'area tecnica. Antonio, ti stavo dicendo prima, ti volevo dire, abituato a grandi chef, abituato a scenari nazionali e internazionali di lusso, se così vogliamo chiamare, io ho visto in te un amore particolare, questi quattro appuntamenti in cui hai lavorato qua al Villaggio del Gusto, verso i bambini. Ti conoscevo e ti vedevo solo quando, insomma, facevi l'aiuto di tanti chef, ma con loro ti sei trasformato. Io con i bambini mi trovo a mio agio, perché poi sono diventato nonno da un anno, felicitazioni, da 14 mesi. Non sembrerebbe. A gennaio ridivento nonno per la seconda volta con l'altra figlia. E io con il mio piccolino Martino facciamo i biscottini a casa, lavoriamo, facciamo tante cose, tante attività. È una cosa meravigliosa, si apprendono tante cose dai piccoli, e in più anche la qualità del tempo che possiamo condividere con i bambini è importante. Tu però sei un grande chef, hai anche avuto tanti riconoscimenti, ne vogliamo parlare. Io ti ho visto, non la sfoggi questa sera, ma tu hai, come si chiama quella cosa che vuoi? Ce l'ho in macchina ma non l'ho messa perché con i bambini non si chiama? È un collare, ecco. Che è un collare pieno di medaglie e riconoscimenti. Sì. È giusto. Abbiamo che si già sappia. Partecipato a varie gare di cucina, culinarie, sia un po' in tutto il mondo. La cosa bella è riuscire a fare ciò che piace anche, perché anche quello dà soddisfazione. Fare le gare dove ci sono personaggi importanti è molto 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 stimolante, per il fatto che se arrivo secondo, sono arrivato secondo con un personaggio importante, e questo mi dà adrenalina a me. Sono tanti riconoscimenti negli anni, sono ormai 43 anni che faccio questa attività. Caspita. Ho iniziato prestissimo e ho preso il giro delle gare che mi piacciono molto, e allora... E così continua. Esatto. Loro sono pronti. Siamo pronti. Hanno terminato il terzo biscotto, sono pronti per fare il quarto. Ci siamo? Sì. Bambini, così siete pronti? Mangiamo, eh? Vai Antonio. Quarto biscotto. Cornflakes. Questi sono i biscottini classici novelli da latte, va bene? Allora, dobbiamo prendere il biscottino e fare così. Sbriciolarlo. Siamo tutti. Forza ragazzi, ve li hanno dati i biscottini? No, e allora adesso ve li daranno. Loro ve li danno e voi li sbriciolate, va bene? Lo sbriciolate finché non otteniamo questa cosina qui. Cornflakes e biscottino.
il biscottino si sfarina un po' di più, il cornflakes deve rimanere intatto, va bene? Mettiamo il mascarpone. Torno ancora una volta al mascarpone. Prendiamo della confettura o di ciliegie, di albicocche, di fragole, quello che voi volete, qualsiasi tipo. Marmellata? Una marmellata, sì, in modo da, ne basta poco, per dare un sapore, per dare un colore, per dare un profumo. Allora, invece questo qui amalgamiamo così, mischiamo tutto. Ok, una volta che vi è stata data la marmellata e vi è stato dato il mascarpone, con le mani, perché si fanno con le mani queste cose, giusto Antonio? Questo sì, la manipolazione è importante per i bimbi, eh? Tutto con le mani, manipolare farina, pasta, quando avete occasione a casa fatelo fare ai bimbi, perché è importante. Alla fine che cosa otteniamo? Otteniamo una pallina, così, che noi la passiamo o nello zucchero a velo, come in questo caso. Oppure la possono passare anche dove? Nella farina di cocco. Ah, bene, quella farina di cocco di cui abbiamo parlato prima. Riassumendo, va bene? Tu stammi vicino e se sbaglio qualcosa dimmelo. Riassumiamo. Abbiamo avuto questi biscotti. Li abbiamo frantumati con le mani. Poi ci hanno portato il mascarpone, ci hanno portato la marmellata. Abbiamo amalgamato sempre con le mani il tutto fino a formare una bella pallina dove dentro ci sono i cornflakes, i biscotti e la marmellata. Poi la pallina la possiamo mettere nello zucchero a velo oppure la possiamo mettere nella pasta di cocco e a questo punto penso che sia pronta. No, c'è il tocco finale. Oppure noi come possiamo fare, bimbi, se abbiamo gli Haribo a casa che vi piacciono, facciamo un forellino in questa pallina, gli mettiamo l'Haribo dentro e rimpastiamo. Con la sorpresa? Con la sorpresa, bravo. Perfetto, benissimo. Allora, è finita come l'abbiamo detta prima, ma se avete l'Haribo lo mettete dentro e poi potete anche giocare a indovinare se l'Haribo che trovate dentro è verde o è giallo o è rosso. Insomma, si possono divertire anche così. Avete chiesto il regalo a Babbo Natale, ragazzi? Avete scritto la lettera o avete chiesto giusto così fuori dalla finestra? Avete urlato che cosa volete? Avete scritto la letterina? Sì! Ok, allora se volete il regalo che avete chiesto dovete lasciare almeno un pezzettino del vostro dolce a Babbo Natale perché lui sarà contentissimo e allora ve lo porterà di sicuro. Adesso distribuiamo una piccola merenda, Antonio? Sì, adesso facciamo con la Nutella un bel pandoro. Tagliamo un bel pandoro, sto vedendo, e poi verrà farcito con la Nutella e distribuito per chiudere in maniera dolce anche questa settimana, questo appuntamento che abbiamo avuto con Cookies. Bambini, mentre vi pulite le mani, eccetera, vi siete divertiti? Sì! Wow! Bene, bravissimi. Sarete in grado di fare questi biscotti anche a casa? Bravissimi. Oste, c'è stata la voce fuori dal cuore, ho detto no. Invece sarei bravo anche tu a farli. Pensa che ci provo pure io, che non so fare niente in cucina io. Proverò a fare questi biscotti. Adesso lo facciamo, eh. Chi vuol darmi una mano? Ah, aspetta, ti chiedi ai bambini? Sì. Ah però, bene bene, forse il vostro lavoro ragazzi non è finito perché Antonio vi chiede anche l'aiuto per farcire il pandoro. Intanto lui ci sta mettendo sopra, non è pandoro se non c'è la granella di zucchero filato. Pandoro di Verona, come tutti i dolci, ogni dolce ha la sua città e la sua tradizione. Il pandoro di Verona, il panettone di Milano. Perfetto, poi naturalmente con tante varianti ci sono lungo tutto lo stivale italiano. Si sta concludendo questa prima edizione di Cookies con la merenda che faremo tutti assieme, genitori e bambini. Voglio fare una serie di ringraziamenti. Voglio cominciare a ringraziare il Comune di Fano e la Proloco. Voglio ringraziare la Regione Marche. Naturalmente Omnia Comunicazione
in special modo nella persona di Paolo Orologi, che mi è stato vicino in questi quattro appuntamenti e ha avuto tanta pazienza con il sottoscritto. Antonio Bedini e tutto il suo staff che hanno curato l'area tecnica. Questa sera Antonio ha anche aiutato i bambini a realizzare i dolci. E poi voglio ringraziare per l'audio e il suono il service di Peak Sound, in special modo nella persona di Michele, anche lui grazie per tutto l'aiuto che ci ha dato. Tutti gli operatori video e montatori di Fano TV, vi ricordo che queste puntate di Cookies sono visibili sul canale YouTube di Fano TV. E poi il fotografo Ilario Gaggi, che ha curato tutto il reparto fotografico. Non posso non ringraziare i grandi protagonisti di questa prima edizione di Cookies, i maestri pasticceri che sono stati con noi, Max May della pasticceria Arturo, Emanuela Ghiandoni della pasticceria Le Terrazze, Matteo Cavazzoni della pasticceria Cavazzoni, e ringrazio naturalmente anche Andrea Urbani della pasticceria Guerrino, che doveva essere con noi questa sera, ma ripeto, per motivi personali non è potuto intervenire. Ringrazio tutti i bambini che in questi quattro appuntamenti hanno frequentato il laboratorio di pasticceria. Ringrazio tutti i genitori che hanno accompagnato i bambini, tutto il pubblico che ci ha seguito sia qua in presenza, che non era con i bambini, dagli schermi di Fano TV, e auguro a tutti quanti un buon Natale e buone feste a tutti. Vi ringraziamo mentre va in conclusione, mentre state preparando i vostri dolci da portare a casa e naturalmente mentre degusterete questa merenda. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento, perché ci sarà di sicuro, per la seconda edizione di Cookies. Buonasera e buone feste a tutti. Buon Natale. Ciao.